Ciao a tutti e benvenuti. Oggi andremo a parlare del reticolo endoplasmatico e in particolare del suo ruolo nella via secretoria. Abbiamo detto all'interno dei precedenti video che ciò che caratterizza la cellula eucariote è la presenza di differenti compartimenti e organuli, ognuno dei quali è specializzato in una determinata funzione. Questi compartimenti sono formati da dei sistemi chiusi di endomembrane, che definiscono così un determinato ambiente. Il compartimento più abbondante è il reticolo endoplasmatico, dopodiché troviamo il Golgi, i mitocondri, vescicoli di varia natura, come lisosomi, perossisomi, e vescicole che vanno da un compartimento all'altro e in questo modo si fondono con la membrana per esocitosi oppure trasportano le molecole all'interno per endocitosi. Il reticolo endoplasmatico, il Golgi e i lisosomi sono correlati in un sistema che è detto via secretoria, in cui le molecole vanno dall'uno all'altro in maniera polarizzata. Andiamo a parlare adesso dell'origine evolutiva del reticolo endoplasmatico. Nelle cellule ancestrali si pensa che il DNA fosse ancorato alla membrana e che questa poi abbia formato un'invaginazione particolare che si è riorganizzata in un'antica cellula procariotica per formare un involucro intorno al DNA. In questo modo ha avuto origine il primo vero e proprio nucleo, quindi il primo involucro nucleare che circondava il DNA e permetteva comunque l'accesso al citosol tramite dei pori nucleari. Dopodiché si pensa che questo involucro si sia staccato dalla membrana plasmatica a cui si era formato, producendo quindi un compartimento nucleare circondato da una doppia membrana. Staccandosi però si è portato dietro dei ribosomi che erano attaccati alla membrana, formando così il reticolo endoplasmatico. Il reticolo endoplasmatico, infatti, per definizione è una rete tridimensionale di cisterne e tubuli che formano uno spazio intraluminare continuo. Questo complesso sistema di membrane è comunque in continuità con il nucleo. E si possono distinguere tre domini. Il dominio nucleare, che si deve all'associazione tra il reticolo e le specifiche proteine che formano la lamina nucleare, il dominio rugoso, formato da cisterne appiattite e denominato così per la presenza di ribosomi sulla superficie delle sue membrane. Il dominio liscio, invece, è caratterizzato dall'assenza dei ribosomi ed è costituito prevalentemente da tubuli. Il reticolo endoplasmatico non è però una struttura statica, bensì una struttura dinamica. Esso infatti può riarrangiare la sua rete allungando o ramificando i suoi tubuli. Tutto ciò dipende dal citoscheletro e da delle proteine motrici che si muovono lungo i tubuli. Ma di questo in particolare parleremo all'interno dei prossimi video. In tutte le cellule eucariotiche sono presenti sia il reticolo endoplasmatico ruvido che il reticolo endoplasmatico liscio, ovviamente in proporzioni diverse secondo le funzioni che sono svolte dalle cellule stesse e dalla loro attività. Avere un reticolo endoplasmatico ruvido molto sviluppato in generale indica una grande attività di sintesi di proteine, che sono destinate a essere secrete. Le membrane del reticolo endoplasmatico liscio e ruvido sono inoltre interconnesse, esse infatti presentano alcune proteine in comune e svolgono alcune attività che sono appunto in comune, come la sintesi di alcuni lipidi oppure di colesterolo. Altre proteine invece si trovano esclusivamente in un solo tipo o dominio di reticolo endoplasmatico. Entriamo adesso nel dettaglio del reticolo endoplasmatico rugoso. Per prima cosa c'è da dire che il RER presenta dei ribosomi adesi sulla sua superficie. La funzione principale
del RER è quella di sintetizzare le proteine da racchiudere in delle vescicole di trasporto. L'associazione dei ribosomi alla membrana del RER consente alle proteine solubili neosintetizzate di penetrare all'interno del lume delle cisterne, dove queste subiscono vari processi maturativi. Mentre per quanto riguarda le proteine di membrana che vengono prodotte, queste rimangono ancorate alla membrana del RER tramite delle regioni idrofobe o legami covalenti a dei lipidi di membrana. Infatti, nel video in cui parlavamo delle proteine di membrana, avevamo citato queste caratteristiche. Il RER non svolge soltanto la sintesi delle proteine. Adesso elencheremo quali sono tutte le altre funzioni. Per prima cosa abbiamo sintesi e maturazione delle proteine integrali di membrana, poi sintesi e maturazione delle proteine solubili del lume degli organelli citoplasmatici, come reticolo endoplasmatico, lisosomi, apparato di Golgi, vescicole e vacuoli. Abbiamo poi la sintesi e la maturazione delle proteine destinate alla secrezione, la formazione di alcuni ponti di solfuro, il riconoscimento e l'eliminazione dei polipeptidi ripiegati in modo non corretto e infine l'assemblaggio delle proteine multimeriche. Abbiamo detto che il RER è il punto di partenza della via biosintetica o secretoria. Il reticolo endoplasmatico e l'apparato di Golgi sono infatti interconnessi, questo perché le proteine che terminano la loro sintesi nel reticolo endoplasmatico non escono più dal sistema di compartimenti, ma raggiungono la loro destinazione finale sempre all'interno dei sistemi membranosi chiusi. Per quanto riguarda la loro destinazione finale, questa può essere l'esterno della cellula per esocitosi oppure i lisosomi. Il ruolo del reticolo endoplasmatico e dell'apparato di Golgi nella sintesi e destinazione delle proteine è stato poi dimostrato tramite l'uso di aminoacidi marcati. Questi infatti vennero incorporati nelle proteine di sintesi in modo da poterle seguire tramite autoradiografia. Questo ha permesso di verificare come l'aminoacido marcato fosse evidenziabile prima nel RER e poi nel Golgi e infine nei granuli di secrezione. Alcuni polipeptidi entrano nel lume del reticolo endoplasmatico ruvido nel corso della loro sintesi, quindi con un meccanismo di importazione co-traduzionale. La proteina neosintetizzata è poi indirizzata verso la sua destinazione finale all'interno o all'esterno della cellula. La sintesi del polipeptide inizia dopo che un RNA messaggero si è legato a un ribosoma libero, cioè che non è legato a una membrana. Quando dal ribosoma emerge la sequenza o peptide segnale, che sappiamo essere costituita da 6 a 20 residui aminoacidici idrofobi, questa è riconosciuta da un complesso citosolico detto particella di riconoscimento del segnale, o SRP. La SRP nelle cellule dei mammiferi consiste in 6 polipeptidi e di una piccola molecola di RNA citoplasmatico a 7S, chiamato SRP-RNA. Questa SRP è quindi una piccola particella ribonucleoproteica. L'SRP quindi si lega sia alla sequenza segnale presente sulla catena polipeptidica che sta nascendo, sia al ribosoma, arrestando temporaneamente l'ulteriore sintesi della catena proteica. A questo punto si è formato un complesso SRP ribosoma polipeptide. Una volta legata all'SRP, questa permette all'intero complesso SRP ribosoma polipeptide di legarsi alla superficie citosolica della membrana del reticolo endoplasmatico ruvido. Questo attraverso l'interazione tra l'SRP e il recettore per l'SRP che è presente sulla membrana e inoltre tra il ribosoma
e il canale di traslocazione o traslocone. Quest'ultimo è un canale della membrana del RER attraverso il quale il polipeptide nascente è in grado di muoversi e spostarsi quindi dal citosol al lume del RER. Una volta che il complesso SRP ribosoma polipeptide nascente si lega alla membrana del RER, l'SRP si dissocia sia dal ribosoma sia dalla sequenza segnale ed è quindi rilasciata dal suo recettore. A questo punto la sintesi proteica che si era interrotta riprende e la sequenza segnale del polipeptide nascente è inserita nel canale del traslocone, al quale resta legata e durante l'avanzamento del resto della catena polipeptidica che attraversa la membrana del RER si va a formare un'ansa. Tutta l'energia necessaria all'intero processo viene fornita dal legame di GTP all'SRP e al recettore per l'SRP, seguito poi dall'idrolisi di GTP in GDP e la successiva dissociazione dell'SRP dal recettore e dal complesso ribosoma sequenza segnale nell'mRNA. Una volta che è terminata la traduzione e il polipeptide è completo ed è passato attraverso il traslocone, interviene un enzima proteolitico che è la peptidasi del segnale, il quale provvede a staccare la sequenza segnale N-terminale e la catena polipeptidica è rilasciata nel lume del RER. Una volta che la proteina è entrata nel RER, il ribosoma poi viene rilasciato dalla membrana e il canale viene chiuso. Il lume del RER contiene delle proteine chaperon che riconoscono e si legano alle catene polipeptidiche che non sono ripiegate, oppure che sono ripiegate male, facendogli assumere la corretta struttura tridimensionale. Per una proteina è essenziale avere una struttura tridimensionale corretta, questo infatti ne pregiudica il corretto funzionamento. Per il momento abbiamo concluso la prima parte sul reticolo endoplasmatico. Nella seconda parte andremo nel dettaglio delle modificazioni co e post traduzionali delle proteine del RER. Inoltre, tratteremo ovviamente dell'altro dominio del reticolo endoplasmatico che è il reticolo endoplasmatico liscio. Per oggi è quindi tutto, grazie per l'attenzione e a presto!